Valasco per Vido, che prova a puntare come sempre la porta, taglia bene Mustacchio, cercato, trovato, ancora Melchiorri, però ha un binario davanti a sé. Melchiorri! Il primo gol in campionato di Federico Melchiorri, porta avanti il Perugia, l'ottavo del secondo tempo. Old walls that I built for you, just to take me out with silver spoons, no I didn't. La partita contro il Venezia è stata speciale, il primo gol con questa maglia. Sempre un'emozione importante e il primo gol che ho dedicato realmente a mia figlia perché era nata da poco e vabbè, quelle sono emozioni che soltanto un padre può sentire. Ci abbassa Berre, morbido per Melchiorri, posizione nervale, Melchiorri con il pallonetto, Melchiorri e avanti il Perugia con il gol dell'ex. Beh, la mia stagione fino a questo punto è stata discreta, sicuramente si poteva fare molto di più, però comunque è una buona annata, siamo a ridosso dei primi posti e continuiamo a tener duro. Di diverso, ogni società, ogni squadra, ogni città ha le sue peculiarità, i suoi pro quelle bisogna viverle nell'anno che si passa, nelle annate che si passano. E la mia scelta sulla squadra del Perugia è ricaduta perché secondo me era la migliore occasione per, non diciamolo troppo forte, però per raggiungere degli obiettivi molto ambiziosi. Quando fai un gol e la curva si infiamma e ti incita, sicuramente un orgoglio infinito, ti senti parte di una situazione davvero spettacolare con tutta la gente che ti grida, che ti incita, è davvero fenomenale. Il mio consiglio a chiunque voglia far bene in generale, non solo ricominciare, può. Chiunque, le regole sono identiche per tutti, bisogna essere molto umili con se stessi perché non si finisce mai di imparare. Io a 32 anni ancora imparo tantissime cose un po' qua e un po' là, non si finisce mai di scoprire cose nuove e bisogna però allo stesso tempo essere ambiziosi, non bisogna mai pensare che qualcuno abbia qualcosa in più di te. È dura mettere un gol importante. Se vogliamo sceglierne uno, posso scegliere il gol con la Sampdoria, il mio primo gol in Serie A, perché quello diciamo che simboleggia un po' un traguardo. Attenzione al Cagliari però, che ha l'opportunità con Melchiorri, deve uscire Viviano che la perde, Melchiorri! La sua nuova vita, tornato in campo dopo l'infortunio, la prima in campionato, approfitta dell'errore di Viviano e fa venire giù il Sant'Elia. Giocato a calcio non ne ho idea quello che avrei potuto fare. Per un periodo nella mia vita avevo smesso, avevo provato qualcos'altro, fare l'università, ho provato a fare una vita un po' più tranquilla, però non mi riusciva bene, quindi non ci voglio nemmeno pensare a una vita senza calcio. No, cucinare non è il mio forte, so fare proprio l'indispensabile per sopravvivere, ma diciamo che la mia ragazza è decisamente una cuoca migliore di me. Io l'unica cosa che sono riuscito a fare è un dolce giapponese, è l'unica cosa un po' strana che sono riuscito a fare.
Beh, le prime tre cose, va bene, la famiglia prima di tutto, perché la forza nei momenti difficili e la felicità si ritrova sicuramente all'interno della famiglia, sia da parte dei genitori, della famiglia quando sei piccolo, sia la famiglia che ti crei con la moglie, con i figli. Secondo, sembrerò banale, ma ci metto la salute, perché per dire, nel mio sport essere sempre in salute ti permette di toglierti soddisfazioni che poi ti rimane l'amaro in bocca quando non riesci più a fare e a dare ciò che vorresti. E la terza cosa, secondo me, è il conoscere cose nuove, il viaggiare e apprendere sempre cose che ti danno nuove emozioni, perché chi si ferma e si accontenta di quello che si ha, non bisogna fermarsi e impantanarsi. La conoscenza di novità è una cosa che ti mantiene vivo. Un saluto a tutti i tifosi biancorossi e come sempre, forza Perugia!